Ciao a tutti ragazzi, sono Mindforce e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo tornati su The Karaoke. Buona visione. Dai, usciamo. Ma chi è? Mande. Perché? Raga, ma è stata uccisa? Moika? Cosa c'è che non va? Perché? Non mi hai aiutata. Ti ho chiamata più volte. È troppo tardi. Madonna raga, me lo sentivo che qualcosa non andava con la sua amica. Devo entrare in questa stanza del karaoke? Ma sono in trappola ormai. Qualcuno mi sta chiamando. Mi dispiace, Mira. Pronto, Moeka? La foto che ti ho appena mandato. Lui si è accorto di me che mandavo la foto. Per favore, scappa da quel posto. Stava venendo nella tua direzione. Una foto? Quale foto? No, raga. No, raga. Mi sento male. Devo andare in bagno. Ma come devi andare in bagno? Ma scappa! Andiamo al bagno. Ora succede qualcosa. Qual era la foto di cui lei stava parlando? Oh, mi ha mandato la foto. Cosa? Il coach? Devo chiamare Moika. Non risponde. Cosa dovrei fare? Allora, innanzitutto... esci da questo posto. Non è qui di nuovo. C'è un camion che blocca l'uscita. Raga, sono in trappola. Raga, sono in trappola. Entriamo nella stanza dello staff. Non c'è nessuno. Che faccio? Guardo la TV? Ah, le camere. Oh, ecco il tizio. Mi ha visto. Il coach è qui. Chiamiamo la polizia. La polizia ha detto che ci vogliono 4 minuti per arrivare. Devo nascondermi intanto. E lui? Una chiave per cosa? Scusate. È qui. Dimmi di no, ti prego. Madonna, corre troppo veloce, raga. Non mi piacciono queste cose. No, comunque questo cazzo di coach me lo sentivo sin dall'inizio che aveva qualcosa che non andava. Oddio, raga. Mi sono nascosto sotto un tavolino. Vabbè, io rimango qui per tutti e 3 minuti, non me ne frega. Sta arrivando. Vicinissimo. No, ti prego, no. Non so che altro fare se mi scopri. Forse non devo rimanere per troppo tempo in un posto. Raga, secondo me devo andare a prendere la chiave alla reception. E forse devo chiudermi in qualche stanza. Genitori al closet key. Raga, la stanza genitorial è troppo lontana. Lo incrocio sicuro. Oddio, a parte qui mi vede sicuro. Come diavolo faccio? Sta arrivando. Raga, ma è proprio impossibile. Raga, lo posso uccidere. Ok, lo uccido.
L'ho ucciso, raga. Ce l'ho fatta. Vaffanculo. Ce l'ho fatta. Ero straconvinto che mi prendessi anche questa volta. La polizia è arrivata e il coach è stato portato all'ospedale, ma non ce l'ha fatta. È stata giudicata come autodifesa, quindi non ha avuto alcuna accusa. La colpa di aver tolto la vita a qualcuno e il sollievo che non ci saranno più vittime mi ha colpito con un'onda di emozioni. Mi ha sopraffatto. Era l'unica via per me a quel tempo. Ancora non posso levarmi da dosso quella sensazione. Il ricordo ancora mi tormenta come un incubo ricorrente. Primo finale su 6. Oddio, ci sono altri 5 modi in cui questo gioco può finire. Ah, secondo me tipo potevo anche non ucciderlo, ma semplicemente nascondermi. Però abbiamo visto, raga, mi sono nascosto in 3 posti diversi e mi ha sempre beccato. Ok. Oh oh. Ecco quella tormenta ancora. Va bene ragazzi, per The Karaoke è tutto. L'ho trovato veramente molto carino e anche molto spaventoso. Fatemi sapere anche voi che ne pensate qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e un commento, iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.